Perché è speciale proprio come te. Ruggisci sotto il cielo blu, perché ha la voglia che hai tu di fare sempre un po' di più. Jumbo, Jumbo. Chissà se un giorno regnerà su tutta l'Africa. È molto in gamba e candido, sa quando dire sì o no. Si muove con grandezza d'animo. Così malgrado la sua età, combatte per la libertà, con forza e con vitalità. L'oscurità e la foschia non gli fanno perdere la via, si orienta ovunque sia. Ha tanta grinta e volontà, è proprio uguale al suo papà. Kimba e i suoi amici hanno trovato un angolo di giungla perfetto per costruirci un parco giochi. Ma quel terreno appartiene a Bubu, che non ha mai nutrito una grande simpatia per il leoncino bianco. Una volta per tutte, quello è il mio territorio di caccia preferito e non sono disposto a rinunciarci per niente al mondo. Non tollero intrusi sul mio territorio. Quindi vi avverto, se non riuscirete a tenere alla larga Kimba e la sua banda di amici, sarà peggio per voi. Sono stato chiaro? Non mi importa, io non voglio arrendermi, quel terreno è perfetto per giocare. Oh, andiamo, Kimba, non hai sentito quello che ha detto Mandy? Quello è il territorio di caccia di Bubu, è un posto troppo pericoloso. Ma se lo trasformeremo in un posto dove tutti gli animali possono trovarsi a giocare in allegria, ci sarà di essere pericoloso. Bubu non ci permetterà mai di fare una cosa simile. Ma anche Bubu dovrà andare al ristorante come tutti gli altri quando ha appetito. Per difendere il suo parco giochi, Kimba ha dovuto affrontare Toto in una durissima battaglia. Dalla quale è uscito vincitore. Finita la lotta, Toto, Dick e Bo, temendo di essere puniti da Bubu, hanno chiesto di unirsi a Kimba e ai suoi amici. Se vi impegnerete a non giocare più tiri mancini, chiederò a Kimba l'autorizzazione a portarvi con noi nella giungla. Ma sia chiaro, solo se vi impegnerete a essere onesti. Certo, faremo tutto quello che volete, però vi supplico, non lasciateci qui da soli. E finalmente arriva il momento dell'inaugurazione. Purtroppo, durante il giro di collaudo dell'ottoplante, qualcosa va storto. Un vagone si stacca e finisce contro la roccia e Kimba rimane a terra privo di sensi. Non è nulla di particolarmente grave. In ogni caso, il coraggioso leone bianco stenta a riprendere conoscenza ed è costretto ad un lungo riposo forzato. Tutti gli animali si prendono cura di lui per garantirgli una rapida guarigione. Laia lo veglia affettuosamente giorno e notte, assicurandosi che non gli manchi niente. Ma Kimba detesta l'inattività e non appena comincia a recuperare le forze, vorrebbe lasciare il suo giaciglio per precipitarsi ad aiutare i propri amici. Laia!
posso restarmene, qui c'è un sacco di lavoro da fare. Fermo, Kimba, non puoi muoverti, potresti peggiorare la situazione. Toto, Dick e Bo si stanno occupando di tutto quanto, stai tranquillo. Cosa, Toto, Dick e Bo? Dici sul serio? È incredibile, Toto è estremamente cambiato. Sta sgobbando più di tutti gli altri. È un'autentica sorpresa. Mi piacerebbe tanto sapere che cosa sta pensando Bubu di tutta questa faccenda. Già, è strano che non abbia ancora fatto nessuna mossa. Tutto è tranquillo nella giungla. Da quando è stato costruito il parco di divertimenti, tutti gli animali sono più allegri e sereni. Lo frequentano in massa a tutte le ore, chiedendosi come facevano quando il parco non c'era ancora. Da qualche giorno, tra le varie attrazioni, è stato allestito uno spettacolo musicale. Signori, gentile pubblico, sta per cominciare lo show! Noi vi raccontiamo personaggi che sono più grandi dei re, più ricchi dei Maharaja. Il primo sta per arrivare. Anni fa in America c'era un cavallo che gente chiamava il terrore del West. 100.000 dollari sulla testa sua, ma nessuno l'ha mai preso. Sono io il cavallo di Jesse James. Forza, all'attacco di quel raggio! Mettiamo il cappotto a quelle mucche laggiù! Spietato, però adesso quel cavallone adesso non è più lui. Nuovo! Si aggira tra i vicoli cercando del gin. Mille pericoli, lui vive così. Verso l'alba poi la sua nave salperà. Sono il gatto dei pirati, oh yeah! Ah! Alla larga, topastri! Non voglio roditori sulla mia nave! Preparatevi a fare un bel tuffo nel mare! Un tempo ero spietato, ma ora sono cambiato. Quel gran corsaro adesso non è più lui. Capisco tutti i cani appena arriva lui, perché se saranno presi saranno tempi bui. Ora quel gangster si presenta.
presenterò. Ciao gente, io sono il Pulcione. Oh yeah! Fermi, brutti randaggi! Parte ragazzi, saltiamogli addosso! Non dobbiamo lasciarceli sfuggire! Avanti, avanti, avanti! Un tempo ero spietato, ma ora sono cambiato. Il grande al Pulcione, adesso non è più lui. È terminato il nostro show! Un caldo arrivederci dai vostri Jigaboo! Lo spettacolo è stato un successo. Gli animali ridono e giocano felici nel loro parco. È tutto troppo perfetto per essere vero. Kimba! Kimba, abbiamo bisogno di te. È successa una cosa terribile. Quella di Dick Bo e Toto era solo una finta. Si sono riuniti con Bubu e ora tengono i nostri amici prigionieri nel parco. Sì, proprio così. Cosa? Purtroppo abbiamo commesso una gravissima imprudenza dando loro fiducia. Kimba, come va la zampa? Sono giorni che sto a riposo, ormai sono guarito. Kimba! Kimba non risponde e si lancia a tutta velocità verso il parco di divertimenti. L'idea dei propri amici in balia di Bubu e dei suoi feroci aiutanti gli riempie il cuore d'angoscia. Non c'è un attimo da perdere. Bisogna liberarli subito, a qualunque costo. Aprite! Aprite, ho detto! Aprite subito! Bisogna buttare giù la porta. Ti aiuto io. Vattene via dalla giungla, Kimba! Via! Non hai sentito quello che ho detto? Vattene subito! Io non prendo ordini da te! Però non vuoi che accadano incidenti ai tuoi amici, vero? Cosa? Hai capito benissimo, Kimba. Se vuoi che lasci liberi tutti i tuoi amici, devi andartene dalla giungla. Non è giusto. Davvero li lascerai liberi se io me ne andrò per sempre dalla giungla? Sappi che mantengo sempre la parola data. Anche lei? Certo. Kimba non ha scelta. Essendo impossibile riuscire a entrare nel parco, l'unico modo per salvare Laia e gli altri animali è quello di accettare le condizioni poste da Bubu. Al povero leoncino non resta che abbandonare la giungla sulla quale ha regnato fino a pochi istanti prima. Pur in preda ad un'immensa tristezza, Kimba rispetta la parola data. Ma siamo proprio sicuri che anche Bubu e i suoi compari staranno ai patti? Toto! Sì, capo! Grazie al tuo aiuto, finalmente questo territorio è tornato mio. Sei stato all'altezza della situazione, bravo. Grazie. Sì, devo ammettere che avete fatto tutti e tre un ottimo lavoro. Molto gentile. Però senti una cosa, capo. Io volevo dirti che... capito che... Mi sembra il modo di tenere una signorina. Volete soffocarla? Scusa! Laia, hai visto come vanno le cose alle volte? Kimba se n'è andato e ora sono io, Bubu, il re incontrastato della giungla. Potremmo festeggiare insieme, che ne dici? Magari tu potresti diventare la regina della giungla.
Ma perché fai così? Ma certo, hai ragione, perché non ci ho pensato prima. Una leoncina così ha bisogno di essere corteggiata, di sentirsi al centro dell'attenzione. Aspetta, mi torno subito! Bubu ha proprio deciso di essere galante. Ma come accade a tutti quelli che non hanno molta esperienza, tende un po' a strafare. Eccoci qua. Capo, secondo me... Sì, forse un aspetto troppo rude per un piccolo fiore come lei. Torno subito! E così il terribile Bubu si sottopone ad un'accurata opera di pulizia, ben attento a non tralasciare alcun particolare. È decisissimo a fare colpo sulla piccola Laia e ha intenzione di presentarsi a lei come il felino più elegante di tutto il continente nero. Vabbè, certo, devo farle un bel regalo. Sarei dovuto arrivarci da solo. Oh, insomma, non l'hai ancora capito. Per me esiste soltanto Kimba, è chiaro? Dov'è Kimba? Se n'è andato via, ha abbandonato la giungla. Non mi basta che quel leoncino se ne vada dalla giungla. Voglio che lo troviate subito e che lo mettiate fuori combattimento. Il penetrante fischio lanciato da Toto arriva a qualche chilometro di distanza. Chi è il destinatario, o meglio, chi sono i destinatari di questo richiamo? Eccoli apparire sulla cima di un'altissima roccia dall'aspetto spettrale. Si tratta di quattro pantere nere praticamente identiche a Toto. Quattro felini agilissimi e feroci e sempre pronti ad obbedire agli ordini del loro capo carismatico. Scese dalla rupe, le quattro pantere si muovono sinuosamente per raggiungere Toto. Sanno che se sono state chiamate significa che sta per essere loro affidato un incarico della massima delicatezza. Siamo l'ombre della notte, le più veloci, pantere nere che al mondo ci siamo viste mai. Siamo il re dell'oscurità, per nessuno abbiamo pietà, nessuno ci salverà. Siamo campioni di malvagità. Siamo a disposizione del nostro capo, se c'è qualcosa da fare ci pensiamo noi. Siamo poi il re dell'oscurità, per nessuno abbiamo pietà, nessuno si salverà. Siamo campioni di malvagità. Andate! Le quattro pantere partono come razzi alla ricerca di Kimba. E in men che non si dica lo raggiungono, mentre si sta preparando ad attraversare una stretta gola su un ponte pericolante. Kimba è circondato e non gli rimane che accettare lo scontro. Cancello, presto!
Mentre all'interno del parco divampava un terribile combattimento, un altro scontro che prometteva di essere altrettanto violento stava per scoppiare sul piccolo ponte di Lia. Kimba! Caco, Mandy, andate via, è pericoloso! Forza, Kimba, datti da fare! I nostri amici si sono ribellati a Bubu e agli altri tre giù al parco! Sì, è vero! Laia li sta guidando nella lotta! Fantastico! Coraggio, andiamocene! Incoraggiato dalla reazione dei propri compagni, Kimba non ha avuto difficoltà a sbarazzarsi delle quattro pantere nere. Ma ora deve raggiungere il parco giochi al più presto possibile per dar man forte agli altri animali. Sa che il suo apporto può essere determinante per la vittoria finale. I suoi amici sono molto numerosi, ma Dick, Bo, Toto e soprattutto Bubu sono dei combattenti formidabili. Mentre si avvicina a grandi balzi, Kimba vede un'ombra nera sovrastare il parco. Toto ha chiamato in aiuto lo stormo di Corvi. Questo complica molto le cose. Non c'è un attimo da perdere, bisogna intervenire immediatamente. Kimba! Ancora tu, stavolta non te la caverai! Lo vedremo! Bubu, se vorrai venire a visitare il nostro parco divertimenti, non farti scrupoli, puoi venire quando vuoi. Dico bene, Mandy? Certo. E se ti verrà appetito, potrai sempre passare dal mio ristorante. Piantatela! Piuttosto malconcio, Bubu abbandona il suo ex territorio di caccia, accompagnato dai tre aiutanti sotto una pioggia torrenziale. È una pioggia sottile ed insistente che continua a riversarsi sulla savana per tutta la notte. Ma all'arrivo del mattino, uno splendido sole saluta la nuova apertura del parco dei divertimenti degli animali della foresta. Finalmente possiamo affermarlo con sicurezza, ragazzi! Questo parco è definitivamente nostro! Tutto funziona a meraviglia adesso. Perfino l'otto volante è stato riparato. Kimba ha vinto un'altra scommessa. Riuscire a trasformare una zona tristemente famosa, come il territorio di caccia di Bubu, in un autentico angolo di paradiso. Ora gli animali della giungla hanno un nuovo posto dove trovarsi per stare insieme e divertirsi. Di là, nuotando fino ad arrivare qua.
corri e vai ad aiutare chi è nei guai e non ti arrendi proprio mai. Nel tuo futuro cosa c'è, mio dolce cucciolo di re? Lo scopri.